Ciao a tutti gli appassionati di serie TV Italia. Oggi vi porto un video diverso dal solito. Una puntata in cui vogliamo ricordare una figura che ha lasciato un segno indelebile nella cultura italiana, Michela Murgia. Per chi non la conoscesse, e dubito che ci siano molti, Michela Murgia era una scrittrice, attivista e figura televisiva italiana di grande spessore. Nata in Sardegna, ha raggiunto la fama grazie ai suoi romanzi toccanti che hanno mescolato finzione e realtà, rivelando le profondità dell'esperienza umana. Ha scritto opere come Accabadora, un libro che ha commosso molti e ha ottenuto riconoscimenti non solo in Italia, ma anche all'estero. Oltre alla sua carriera letteraria, Michela era una voce forte per i diritti delle donne e per la giustizia sociale in Italia. La sua presenza in televisione e radio le ha dato una piattaforma per esprimere le sue opinioni, e non ha mai esitato a usare quella piattaforma per combattere per ciò in cui credeva. E ora, arriviamo alla parte più toccante e difficile di questa storia. Negli ultimi anni, Michela ha combattuto una battaglia contro il tumore. Una lotta che ha condiviso apertamente con il pubblico, diventando un simbolo di resistenza e speranza. Attraverso tutto questo, la sua determinazione e il suo spirito indomito sono stati fonte di ispirazione per molti. Ha mostrato al mondo come affrontare le sfide più grandi con dignità, coraggio e, soprattutto, con amore. Sfortunatamente, nonostante la sua lotta tenace, Michela ieri ci ha lasciato. Ma il suo ricordo vive in tutte le opere che ha scritto, nelle battaglie che ha combattuto e nei cuori di tutti coloro che l'hanno conosciuta e amata. Cari amici, abbiamo deciso di condividere questo ricordo di Michela oggi su Serie TV Italia perché, anche se il nostro canale è dedicato principalmente alle serie TV e celebrità dello spettacolo, non possiamo ignorare le storie reali che toccano le nostre vite. Storie di persone che, come i personaggi che amiamo sullo schermo, ci ispirano, ci commuovono e ci lasciano un segno indelebile. Oggi volevamo prendere un momento per onorare una grande donna che ha fatto tanto per la nostra cultura. E voi avete mai letto Accabadora? Scrivetelo sotto nei commenti. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi prego di lasciare un like, condividere con i vostri amici e, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessun aggiornamento. Alla prossima, ciao a tutti!